Signore e signori, amici sportivi, benvenuti a Il Pallone di José, la trasmissione che vi porta a vivere le emozioni dei grandi campionati di calcio che si giocano in Europa. Questa sera particolarmente ricca la pagina dedicata alle partite del campionato italiano perché ci sono dei scontri molto interessanti. Ne parleremo insieme a un grande del calcio mondiale, José Altafini, uno dei più grandi bomber della storia del calcio, pronto e scattante per dirci i suoi Io giudizi. non so quanto ti devo perché tutte le trasmissioni tu dici Ma tu sai che io ho sentito delle radio, quando parlano di te dici che è stato uno dei più grandi, lo dicono tutti perché è ma normale, è non sanno che vero. io gioco ancora, se non mi vedi. Buonasera a tutti, naturalmente un'altra giornata, un'altra serata con voi, speriamo di portarvi fortuna. Poi ci sono delle partite che devi un po' dirci anche la tua, per Siamo consigliarci. pronti, siamo È pronti. pronta anche la nostra Martina, sempre più bella. È Prontissima. pronta a portarci nei meandri di internet per poter fare magari qualche Sì. scommessina e divertirci ancora di Brava, più. brava, si ricorda tutto lei. Allora, cominciamo col campionato italiano. La partita forse più interessante, anzi certamente forse più interessante, è la partita fra il Napoli e l'Inter. Due squadre che il Napoli mira con concrete possibilità ai posti alti della classifica, ma l'Inter è una squadra che vuole risalire e vuole cercare di giocarsi anche le sue chance, sia in Coppa Europa che in Beh, è una campionato. coincidenza che poi le due squadre giocano in Coppa Europa e anche in campionato. Io mi ricordo quando sono arrivato a Napoli, c'era una squadra di categoria inferiore che si chiamava Inter Napoli e Sì, è era vero. allenata da Di Marzio. Di Vero. Marzio e Di Bella. Mi ricordo questo particolare perché nell'Inter Napoli, cioè, allenò anche Vinicio, ha giocato anche Chinaglia. E Certo, per ricordare vero. questo qua. Inter Napoli, allora dobbiamo dire che queste due squadre in campionato aspirano al terzo posto, no? Però dobbiamo dire che in Coppa e l'Europa League sono due squadre che sono anche, Tra le favorite. possono anche vincere. Certo. Non dimenticando che i favoriti sono Siviglia, che è campione in carica, e anche la squadra tedesca. Wolfsburg, Buonasera. che affronterà proprio l'Inter. Martina, ci vuoi dire le quote dei quotisti di SNAI per questa partita fra Napoli e Inter? Allora, Allora, favorito la il vittoria Napoli? del Napoli è quotata a 1,95, il pareggio 3,40, mentre la vittoria dell'Inter a 4. Cosa ti piace, José? Guarda, io devo dire che questa partita qui non la trovo così tanta differenza, perché io penso che l'Inter fuori casa gioca ancora meglio. Ultimamente io vedo un Inter molto più Forte forte. fuori casa. Sì. Allora, cosa giocheresti in questa partita? Io giocherei un pari. Giocheresti un pari. Allora, mentre la nostra Martina si prepara poi a portarci a giocare concretamente questa partita, io ti voglio far vedere qualcosa per quanto riguarda la lavagna tattica, no? Qui noi abbiamo schierato l'Inter con il 4-3-3 e il Napoli che, come sapete, gioca con il 4-2-3-1. Allora, se l'Inter gioca con il 4-3-3, praticamente c'è una sostanziale parità perché i tre centrocampisti dell'Inter, che sono Brozovic, Medel e Guarin, si opporranno. Uno andrà su Hamsik e gli altri due, Gargano e Inner, se la vedranno con lui. Però Mancini potrebbe fare una mossa per mettere in difficoltà Benitez. E quale sarebbe la mossa? È quella di portare Shaqiri, che di solito adesso viene fatto giocare qua, farlo giocare invece davanti con Icardi, Shaqiri e Palacio. Soprattutto qui, se gioca Maggio, che è un bravissimo giocatore ma non sa marcare, con un giocatore come Palacio che lo salta potrebbero mettere in difficoltà il Napoli. Il Napoli poi cercherà ovviamente con la bravura di Higuaín, Gabbiadini in gran forma, Calaione e Hamsik di portare dei pericoli alla squadra Il dell'Inter. Napoli, sai, il Napoli è una squadra che tutti quanti mi domandano cosa ne pensa del Napoli. Il Napoli, l'ho già detto anche ultimamente, è come il dottor Cech e Mister Haider, è una squadra che ti può fare grandi risultati come ha fatto a parte con Turchi, però devo dire che è una squadra che fa di grandi risultati e poi naturalmente come l'Olimpico con la Lazio hanno pareggiato una partita che stavano già È perdendo. vero, perché ha dei grandi attaccanti, forse Sì. qualche problemino in In difesa, difesa, forse in sì. difesa. Allora, adesso noi facciamo un collegamento con il signor Leonardo Martino, che è titolare di un punto SNAI a Caserta, per sentire a Caserta cosa si dice di questo Napoli, se c'è fiducia o non c'è fiducia. Benvenuto, signor Martino. Buonasera, salve, Buonasera, buonasera. salve, come va? Allora, mi dica una cosa, innanzitutto dove si trova la sua ricevitoria a Caserta? Allora, noi siamo a Casal di Principe, in Corso Umberto 760. Quindi è una zona di Caserta centrale, periferica?
Sì, no, è un paese, è una provincia di Caserta. Ah, è un paese, ho capito, Poi un paese. sono tutti nobili perché c'è la Regia, c'è, come si chiama, Sì, il sì. No, è Principe. Casal di Principe, che è Casal appunto di in provincia Principe, di appunto. Caserta. Bene, signor Leonardo, la sua ricevitoria è frequentata soprattutto da giovani o anche da... No, qua siamo molti giovani, anche molti giocatori comunque esperti, quindi anche di un'età abbastanza, insomma, Avanzata. avanzata, sì, esperti molto più di noi giovani sicuramente. Senta, signor Leonardo, ma essendoci giovani ci giocheranno tanti multipli, a mio parere, no? Sì, infatti Perché il giovane cerca di giocare poco per vincere tanto, no? Quindi. sì. Sì, in posti piccoli convincere altri sicuramente. Senta, ma c'è grande tifo quando si gioca al Napoli oppure si sta Sì, attenti, per la sala è strapiena quando c'è il esempio. Napoli, Strapiena. sia in Europa League che in campionato. Quindi le giocate vanno tutte sulla vittoria del Napoli. Sì. Addirittura sono molto portati a giocare i combo. La vittoria del Napoli più l'over Ah, si può sempre giocare della insieme la nazionale. vittoria più l'over magari 3-5 o 2-5, è così? Ma Sì, con una quota molto 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 migliore. io sono curioso di una cosa, mentre c'è la partita, no? C'è la gente lì che scommette mentre stanno giocando, sì? A questo punto Sì, live, sì, è live, no? È sono importante, pazzi. è quello che piace di più a me. Certo. Sì, Senta, la quota è molto sale, scende, insomma, è divertente pure giocare live. Sì, a me piace moltissimo. Signor Leonardo, senta, adesso lei fa una bella domanda ad Altafini, poi però ci prepara un bel multiplo che noi suggeriamo ai nostri telespettatori e magari ci entriamo anche qualche volta, Sì, va no? benissimo. Allora, domanda Io ad Altafini. ho una multipla, partiamo dalla multipla, giusto? Sì, partiamo dalla multipla, poi chiudiamo con la domanda ad Altafini. Va benissimo. Allora, io ho giocato praticamente PSG Lens, una handicap. Poi ho giocato Perugia Lanciano 1, il nostro Napoli 1 più over combo, Milan Verona 1 più over e Liverpool Burnley 1 handicap. Totale giocando 488. Questa è, sì, una giocata da 10 euro. Se ne È una vincono vincita di 400 di però cosa? non male signor Sì, Martino, signor Leonardo, non male. Allora, la 488, domanda ad Altafini. sì. Allora, volevo chiedere che cosa ne pensa del Napoli, nel senso che come è messa in Europa League, riuscirà a vincere oppure è più insomma portata per vincere, per arrivare al terzo In posto in campionato. campionato? Beh, allora, l'Europa League ha dato una grande soddisfazione e anche un grande interesse perché chi vince l'Europa League va direttamente in Coppa dei Campioni, Champions League l'anno prossimo, no? E qui ci sono delle squadre che sono favorite sicuramente, dovrei dire che le nostre tre italiane sicuramente sono favorite, compreso Sevilla che è campione in carica e anche la squadra tedesca che tu pronunci meglio il nome, Wolfsburg, Wolfsburg. Wolfsburg. Allora, devo dire che secondo me la lotta sarà molto, molto, molto serrata perché le altre squadre sono fortissime. In quanto in campionato, sia Napoli, Fiorentina e l'Inter puntano su naturalmente al terzo o quarto Terzo posto, posto. certo. Va bene, signor Martino, la ringraziamo per la sua collaborazione, le auguriamo buon lavoro per questo finale ricco di settimana ricco di appuntamenti, di emozioni. E poi naturalmente se ci entrerà questo bel multiplo che ci ha proposto, le faremo i complimenti. Va bene? Grazie a lei. Grazie a Grazie, voi, buonasera, grazie. arrivederci. Allora andiamo a vedere adesso un'altra partita interessante. Interessante perché c'è sempre il dubbio. La Roma è tornata ad essere la Roma o no? Chievo-Roma, vediamo subito le quote e Martina ce le racconta. Allora, la vittoria del Chievo è quotata 4,50, il pareggio 3,30, mentre la vittoria della Roma 1,85. Allora, Giuseppe, è una partita facile o difficile per la Roma? Perché il Chievo è una squadra Ma che lotta molto, molto, molto per stare in Serie A, io penso insomma, no? che la partita con la Juventus ha dato una grande indicazione a Garcia se lui l'ha raccolta oppure avrà paura di fare i cambiamenti. Si è visto chiaramente che Totti non può giocare 90 minuti, soprattutto in questo momento.
e si è visto che in quel momento che è rimasto in campo lui e De Rossi, che non erano in forma tutti e due, la Juventus ha dominato. E allora io non credo che un allenatore possa lasciare fuori un giocatore come Nainggolan. Nainggolan è un giocatore che è incontrista, tira forte da fuori area, lui e Guarín hanno dei tiri potentissimi da fuori area. E in più dobbiamo dire che anche l'altro giocatore che è entrato insieme lì, che era i Turbi anche, sono giocatori che hanno dato una impronta alla squadra. Ora io sono curioso di vedere che formazione farà lui, se farà partire di nuovo De Rossi e Totti o aspetterà per fare una trasformazione della squadra. E poi bisogna pensare che i punti, diciamo, i jolly della Roma sono i Turbe, Iaich e Gervinho, che Gervinho, purtroppo che Gervinho non sta attraversando bene, perché questi sono quelli che da soli possono vincere le partite. Sì. Poi Totti naturalmente va impiegato con una certa parsimonia, sì, no? Un po' più di cose, magari tenendolo in aria, perché lui non è una vergogna, non è una disonore entrare nel secondo tempo. Certo. E anche De Rossi è molto nervoso ed è un giocatore fondamentale per la Roma. Vedremo comunque. Allora, noi abbiamo però ancora la giocata da fare per Napoli-Inter. Allora, ritorniamo a Napoli-Inter, abbiamo visto le quote, adesso come si fa a giocare e cosa bisogna fare per giocare? Allora, qualche informazione, innanzitutto per giocare è necessario essere maggiorenni e bisogna essere in possesso di una card SNAI che è facilmente recuperabile o recandosi in un punto SNAI o aprendo un conto online o ancora scaricando l'app sul vostro smartphone. Per giocare basta entrare nel sito www.snai.it. Cliccare sulla sezione Sport, successivamente su Calcio e scegliere il vostro campionato, in questo caso la Serie A. Allora, la partita? La partita Napoli-Inter, quanto volete giocare? Giuseppe? 5 euro. 5 euro vincente chi? O pareggio? No, io a questo punto giocherei Napoli, vittoria del Napoli. Napoli vincente, allora. Ok, allora clicchiamo sulla quota, 1,95, giocando 5 euro, ci sarà una possibile vincita di 9,75 euro. E invece se io voglio giocare il pareggio, 5 euro? Allora, in questo caso clicchiamo su il pareggio, che prevede una quota di 3,40 e ci sarà una possibile vincita di 17 euro. Perfetto. Allora, adesso noi andiamo a vedere la Fiorentina. La Fiorentina che sta giocando in una maniera strepitosa, ha fatto un acquisto meraviglioso con Salah, ma anche con Diamanti, quindi è una squadra che ha delle ambizioni veramente fondate. E la Lazio che però ha ritrovato il brasiliano Anderson ed è una squadra ben composta, ben assortita. È un bel match, Lazio-Fiorentina. Vediamo le quote prima, poi sentiamo altra fine. Le quote. La vittoria del Lazio è della quotata... Lazio. Della Lazio, scusate, è quotata 2,05, il pareggio a 3,30, mentre la vittoria della Fiorentina 3,70. Attafini. Allora, io del risultato... Il tuo commento e poi che cosa vuoi dire? Allora, il mio commento è questo qua. Io, Roma è una città che non ha molta pazienza. Io mi ricordo quando arrivò Falcao, lui all'inizio giocava bene, ma loro dicevano, ma non fa gol. Ma io non devo fare gol, non sono un goleador, io sono un centrocampista, uno che dirige il gioco. E la stessa cosa hanno fatto con Filipe Anderson. All'inizio tutti quanti non lo facevano giocare, eccetera, non era buono. Adesso naturalmente bisogna avere un po' di pazienza tante volte, l'ambiente, l'ambientale, il cambio degli allenamenti, perché in Brasile si allena in una maniera, qui si allena in un'altra. E naturalmente io penso che adesso in questo momento hanno un giocatore bravissimo. Allora, la partita Fiorentina-Lazio. La Fiorentina viene da una vittoria con l'Inter, da una vittoria con la Roma, con la Juventus e in più ha vinto anche col Tottenham. Cioè è una squadra che tanto fa giocare in casa o giocare fuori, gioca bene lo stesso. Quindi tu chi vedi? È più bel centrocampo che c'è in Italia. Chi vedi tu, la Lazio o la Fiorentina? È una partita dura, però io penso favorita a Fiorentina in questo momento. Fiorentina, quindi giocheresti un 2? Un 2, sì. E giocando un 2, se ci fate dare ancora le quote, diciamo velocemente quanto si può vincere. 18,50 euro. Non è male, insomma. No. Anche il pareggio è ben quotato, perché sono due squadre veramente che giocano un bel calcio. Bene, allora noi adesso sentiamo però... Un ricevitore di Roma, il signor Benedetto Massimi, che ha un punto SNAI a Roma. Vediamo se è collegato. Benvenuto, signor Benedetto. Salve. Buonasera. Allora, innanzitutto dove si trova la sua ricevitoria a Roma? In centro, in periferia, dove? Noi siamo a sud di Roma, sud di zona Roma. Torino, Eur. Ah, Torino. La zona...
Allora, la sua ricevitoria è sicuramente frequentata da due miei amici, Boniek e Luzzi. Mi sbaglio? Assolutamente sì. Ma sono bravi giocatori. Sono dei nostri clienti, addirittura. Sì. Ma poi mi pare che nella sua ricevitoria si giochi le scommesse sportive, ma si giochi tanto anche l'ippica. Diciamo che l'ippica sta prendendo abbastanza piede. Bene. Domenica scorsa abbiamo avuto il piacere proprio di avere qui ospite di Boniek ad assistere a una corsa che si teneva in Francia, un cavallo appartenente insomma alla sua scuderia. Certo. Quindi per noi è stato un vanto, un piacere avere Tipi qui in agenzia. Certo. Senta, oltre a questi personaggi che sono ormai popolari e noti, ci sono più giovani o più anziani che vengono alla sua ricevitoria? Ma diciamo che un 50%, perché diciamo che con l'avvento dei virtuali i ragazzi giocano più sul virtuale, però come ben sa, insomma, l'ippica è un po' più sull'anzianotto, quindi diciamo che metà e metà. Metà e metà. Non è che Boni che scommette contro il suo cavallo, no, è un po' duro. Senta, signor Benedetto, senta. Traditore. Per quanto riguarda le tipi di giocate, si giocano di più in multiple o le giocate singole? Decisamente le multiple. Perché con le multiple, diciamo, con piccoli importi si possono vincere elevate somme di denaro. Certo, quindi la gente fa molto più multiple che, diciamo, singole. A proposito di multiple, lei so che ne ha preparata una, ce la vuole dire così la facciamo giocare anche ai nostri amici telespettatori? Assolutamente sì. Io consiglierei questa settimana Ajax Excelsior 1, sì. Villarreal Celta di Vigo 1, sì. Napoli Inter 1, sì. Chievo Roma 2, sì. E Lazio Fiorentina 1. Giocando 5 euro, se ne ognuno può spendere quello che vuole. Se ne vincono 94 euro e 40. Vabbè, però con 5 euro 94 euro per prendere. Esatto. Però Benedetto, ho visto che ha fatto lì, prima ha dato vittoria alla Roma e anche della Lazio. Non vuole che vengano nessuno lì a dire qualcosa. Guarda, signor Benedetto, per chi tifa, per la Roma o per la Lazio, signor Benedetto? Per tutte e io due. Io per la Lazio. Per la Lazio. Beh, allora si sta divertendo, sì, perché sta giocando molto bene, quindi sicuramente. Sì. Senta, le facciamo tanti auguri per il suo lavoro di fine settimana, che sarà sicuramente intenso, che ci sono tanti avvenimenti, e naturalmente se vincerà il suo multiplo la chiameremo per ringraziarla. Grazie ancora. D'accordo. Arrivederci. Volevo dire una cosa, Luigi, che lui è a via della Grande Muraglia, vuol dire che c'è anche in Cina. Allora, passiamo adesso a un'altra partita interessante, che è quella che riguarda la Juventus con il Sassuolo. Attenzione che Sassuolo sembra sempre una vittima designata, invece poi gioca delle gran belle partite. Vediamo le quote. La vittoria della Juventus è quotata a 1,23, il pareggio a 6, mentre il Sassuolo a 13. Tafiri, cosa giochi qui? Però guarda, io non so, dopo questa sconfitta della Juventus con la Fiorentina, e penso che guarda Luigi, il discorso è questo: chi gioca a calcio, chi fa sport, sa benissimo che dopo una sconfitta, una prestazione negativa, non vede ora che arrivi l'altra partita per dimostrare che quello lì è stato un incidente. E sicuramente il Sassuolo troverà una Juventus tutta diversa da quello che è successo. Sicuramente, poi forse non meritava neanche di perdere, perché ha avuto delle occasioni nella partita contro la Fiorentina, che comunque ha giocato benissimo. E io vorrei però farti una domanda. Secondo me il problema della Juventus sarà: dove sta Zaza? Zaza sta a Sassuolo, perché sta di fronte a loro. Appena lui ha un'occasione fa gol. A proposito, sentiamolo cosa ha detto Zaza a proposito di Simone Zaza, bravissimo goleador con grande fiuto per questa partita con la Juventus. Adesso non è un momento positivo per noi, ma rispetto all'andata abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi, perciò andremo a Torino sapendo di fare una partita quasi impossibile, no? Però c'è la voglia di far bene, la fiducia di tutti quanti, perché comunque abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. Certo, noi dovremo essere bravissimi, non dovremo sbagliare niente per poter provare a portare a casa dei punti. Beh, abbiamo sentito che sono comunque decisi, quindi non va sottovalutato, perché c'è Berardi, mi pare lui, poi anche l'altro giocatore, l'attaccante, mi pare Sansone. Sono giocatori pericolosissimi. Poi questo Zaza ha un fiuto incredibile, può risolvere le partite con... Scusa, la battuta, ma Sansone troverà tutti i filistei lì.
Bene, senti, allora a questo punto concludiamo il nostro viaggio attraverso il campionato italiano con la partita fra Milan e Verona. Non è una partita importante dal punto di vista della classifica, però è una partita che fa discutere perché il Milan è in difficoltà, Inzaghi continua a cambiare formule e non riesce a trovare quella giusta. Io mi permetto di fare un'osservazione. Se il Milan ha un punto di forza in giocatori di classe come Menez, come Cerci, come Onda, come Bonaventura, secondo me a questo punto deve sfruttare quello, no? Allora, una bella difesa che rimane ancorata, che non va in avanti a cercare fughe che poi lasciano la squadra. Poi un bel 4-4-2 con però due ali tornanti, da una parte Cerci e da una parte abbiamo Bonaventura, che sono in grado di fare avanti e indietro. Due incontristi qui che potrebbero essere, secondo me, se mancano Montolivo e De Jong, l'unico che fa il trequartista bene è Onda. Accanto a lui Poli o Muntari. Davanti destro, con alle spalle Menez che gira, questa soluzione porterebbe 4 contro 3 a centrocampo, quindi il Milan avrebbe la superiorità anche a centrocampo. Ti convince una soluzione del genere? Luigi, devo dire una cosa. Partiamo da lontano. Questo Milan qui ha sbagliato tutto dall'inizio. Quando ha preso Seedorf, io avevo detto allora, mi ricordo benissimo, non c'è bisogno di conferme. Io ho detto, non puoi prendere un allenatore a metà campionato per cambiare tipologia di gioco. Seedorf è arrivato, è stato un ancora. Hanno fatto con Inzaghi la stessa cosa. Quando una squadra, tu devi, a un certo punto, quando una squadra non sta andando bene, non va bene tu in generale, tu devi, a questo punto qua devi fare piazza pulita, certo. Piazza pulita, ma non solo, devi avere un condottiero che sia un allenatore, che in quel momento lì non sia uno condiscendente, non sia uno che ha paura di fare le formazioni e che uno, per esempio, come Inzaghi, ha cambiato 4 milioni di formazioni e le cambierà anche domani o domenica. Cioè, voglio dire, se tu non pensi a questo, tu andrai avanti sempre con questo discorso qua, che cambia formazione, la squadra non si capiscono fra di loro. Io penso che quando tu cambi il sistema di una le conduzioni di una squadra, devi prendere un uomo di polso, tipo Capello, tipo Conte, così, no? Non pensare di prendere un allenatore e farlo crescere come ha fatto con lo stesso Capello, con Sacchi, eccetera. Certo. È stato un grosso sbaglio del Milan. Il Milan sta pagando caro e già è molto tempo che paga questi sbagli qua. Certo. A proposito, sentiamo sulla partita anche con quale spirito arriva il Verona a Milano. Sentiamo Jacopo Sala, centrocampista della squadra di Verona. Il Milan è sempre il Milan, una grandissima squadra. In più gioca in casa, San Siro. Noi andremo là e proveremo a correre più di loro. Noi possiamo solo che far questo, metterci tutta la grinta, il cuore, la corsa e cercare di fare una bella partita. Bene, chiuso il capitolo riguardante il campionato italiano, andiamo a occuparci del campionato degli altri, che oggi è solo riservato alla Spagna, perché non ci sono partite importantissime che si giocano in altri campionati. Ma in Spagna c'è un bel match fra l'Atletico di Madrid e il Valencia. Vediamo subito le quote. Atletico Madrid e Valencia, eccole qua. La vittoria dell'Atletico Madrid è quotata a 1,60, il pareggio 3,85, mentre la vittoria del Valencia a 5,50. José, il tuo parere? Io penso che l'Atletico Madrid è una squadra fortissima, ha una grinta naturalmente creata da Simeone, penso che è favorita sicuramente contro il Valencia. Allora, sentiamo a proposito, abbiamo un'intervista a José María Jiménez, il difensore dell'Atletico Madrid, una squadra che Simeone ha caratterizzato soprattutto per la grinta, l'impegno che ha, anche se sta vivendo un periodo non brillantissimo né in campionato né in Champions. Vediamo cosa dice Jiménez. Affrontiamo la partita contro il Valencia consapevoli della sua importanza, è uno scontro diretto, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, sappiamo che è una finale in più di quelle che rimangono e dobbiamo affrontare la partita come fatto negli impegni precedenti. Bene, abbiamo sentito sempre naturalmente il grande impegno, a questo punto noi chiudiamo questo capitolo riguardante il campionato italiano e i campionati esteri con un grande esperto che ci può dare di buoni consigli. La parola a Adam Graves. Grazie Luigi, grazie Jose. Eccoci qua con le partite del weekend. Quando Martina mi ha mandato le partite di cui devo parlare, avevo una grande sorpresa, perché al solito parlo delle partite extra italiano, ma questa volta avevo sul mio elenco le partite del vostro bel paese.
Quindi andiamo avanti con qualche partita di Serie A. Cominciamo con l'anticipo tra Milan e Verona. Milan si trova in metà classifica, ma la classifica è più congestionata del gran record annulare il lunedì mattina, quindi ci vuole poco per arrivare nella zona Europa. È favorito nell'anticipo contro Verona. E ora passiamo alle partite di domenica. Cominciamo a quella alle 15 tra Chievo e Roma. Roma deve affrontarsi la prossima settimana il derby italiano dell'Europa League, ma devono stare attenti in campionato per non perdere il secondo posto, perché ci sono tanti concorrenti dietro. Allo stesso momento anche Chievo deve stare attento per non arrivare sotto la zona della retrocessione. La partita alle 20.45 a Stadio San Paolo. Chissà che saranno distribuiti le mimose e le ragazze che vanno allo stadio domenica sera. Io preferisco la mimosa che si mangia invece del fiore. Ma torniamo alla partita. Questa è una ripetizione della partita della Coppa d'Italia tra questi due squadre che è successo poco più di un mese fa. E secondo le quote, Napoli è favorito di ottenere anche una vittoria nella partita del campionato. Ora passiamo alle due partite di lunedì. La prima è quella tra Lazio e Fiorentina, due protagonisti della Coppa d'Italia che abbiamo visto in questa settimana. Questa è una partita interessante e la cosa interessante è che da ottobre 2012 non c'è stata una vittoria casalinga in questa serie di partite. Ma nonostante questa statistica, vediamo sempre Lazio favorito. Il secondo posticipo si gioca alle 21 tra Juventus e Sassuolo. È la seconda lunedì di fila dove vediamo Juventus in campo e Sassuolo andrà a Juventus Stadium cercando di evitare una ripetizione della sconfitta di 4-0 la scorsa stagione. Diciamo che io sono un tizio di abitudine e visto che ho sempre parlato delle partite in Europa, dai, come un regalo vi do anche un altro in Europa. Andiamo in Spagna dove domenica sera c'è la partita tra Atletico Madrid e Valencia. Atletico Madrid è favorito, ma non sarà facile perché il suo capocannoniere Griezmann, con 14 gol in questa stagione, è stato squalificato. E Valencia arriva allo stadio Calderon con 4 vittorie di fila. Quindi Atletico Madrid è favorito, ma occhio a Valencia. Per ora è tutto, ci vediamo, se non mi sbaglio, tra qualche giorno perché torna il Champions League, quindi torna anche una puntata infrasettimanale. Ciao a tutti e a presto. Grazie Adam, allora adesso è il momento dell'ultima pagina, la parola di Giuseppe. Martina, so che ci sono una domanda per te. Assolutamente. Allora. Giuseppe, ti chiedono cosa ne pensi delle esultanze dopo i gol. Allora, se sono delle esultanze, per esempio, quando sono arrivato in Italia, in Brasile c'era questa manifestazione di tutti i giocatori, una diversa dall'altra, e io quando arrivai in Italia stavo il braccio così. E la prima partita che ho fatto Genova-Milan, a un certo punto io feci i gol e esultai, e sono stato squalificato perché la federazione pensava che io avesse provocato la tifoseria. Poi, naturalmente, spiegazione del Milan, eccetera, eccetera, hanno tolto la mia squalifica, però io non ho giocato. E naturalmente col tempo è migliorato tantissimo, no? Se noi abbiamo visto tanti tipi di esultazioni, di esaltazioni, che sono una cosa molto bella. Fa parte dello spettacolo. E la cosa più stupida che c'è in tutti questi è quello che saltano le barricate, che cadono dall'altra parte e si fanno male, e poi quelli che tolgono la maglia pur sapendo che loro saranno squalificati. E qui abbiamo visto uno che è risultato troppo, l'ha buttato fuori. Dipende, perché io mi ricordo che in Italia non si usava molto questo certo. Tipo di esaltazioni. Allora, adesso, ultimissima pagina, la scommessa malaica. Abbiamo messo il nostro José alla prova per fare una scommessina, sperando di poter dare qualcosa ai bambini della Onlus Malaica. Allora, Napoli-Inter, José ha detto 1x, giusto? Chievo-Roma hai detto 2. 2. Lazio-Fiorentina, x2. X2. Juve-Sassuolo, 1. 1. Milan-Verona, x. X. E Atletico Madrid-Valencia, 1. Allora, Martina... Giocando 10 euro o 5? No, giocando 3 euro, abbiamo fatto un sistema. 3 euro, quindi sono 6 per quindi 2. Moltiplicato per 4 colonne diventa 12. Sì. Ci sarà una colonna con la vincita massima di 515 euro e una colonna con la vincita minima di 263 euro.
E speriamo che sia la volta buona. Abbiamo sono i bambini di Manai che ci mandano dal paese. Bene, vi ringraziamo di averci seguito. Un grande weekend di bel calcio spettacolo. E poi ci vediamo la prossima settimana, all'inizio della settimana, perché c'è la Champions e anche lì vi daremo delle indicazioni. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. Arrivederci.